primo memorial Gino Naglieri, un memorial al cui il circolo tennis Vasto Antonio Boselli tiene particolarmente perché il ricordo è ancora vivo dell'ex custode, soprattutto per la persona che era e per quello che dava anche a tutti i soci e ai ragazzi. Il vincitore è Lorenzo Marini, quindi un onore per te vincere la prima edizione. È stato un piacere per me giocare davanti al pubblico di casa, diciamo, e giocare anche contro un amico quale Riccardo, con cui ho condiviso il campo per tanti anni. E ovviamente la vittoria e tutto il torneo è stato dedicato a Gino, che è stato davvero un perno per il nostro circolo da davvero tanti anni. E diciamo che con il suo buon umore riusciva sempre a far felici tutti quanti. Questa stagione sei stato attivissimo, hai giocato diversi campionati, comunque anche diversi tornei, non ti sei mai fermato. In conclusione possiamo dire è stato positivo? Sì, è stato positivo, anche avendo qualche problemino fisico, comunque è stata molto positiva questa stagione, anche con il passaggio di classifica, quindi sono molto felice. Antonio Portafoglio, direttore sportivo e direttore del Circolo Tennis Vasto, tante le iniziative qui al Circolo Tennis, non solo questo memorial su cui ti chiedo qualche parola al riguardo, ma anche un evento molto importante a livello nazionale, la Final Eight dei campionati italiani Under 12 femminili. Sì, innanzitutto volevo fare i complimenti a mio amico Lorenzo, che è un nostro allievo da molto tempo, sono molto contento per lui. Poi io ci tenevo particolarmente a questo memorial perché l'ho proposto io in direttivo, mi sembrava il caso di fare un bel torneo da dedicare a Gino, che comunque è anche conosciuto in tutto l'Abruzzo, diciamo. Fine settimana avremo i campionati nazionali Under 12 femminile, che sarà un evento di portata nazionale, quindi siamo molto soddisfatti di questo evento e stiamo facendo di tutto per, come dire, dare il massimo perché questo evento riesca bene, insomma. Ci saranno circoli prestigiosi che verranno a giocare con le migliori atlete Under 12, tra queste sicuramente il Parioli che detiene il titolo. Sì, ci sarà il Parioli, come sì, conosciamo tutti il Parioli. Poi c'è il circolo, non mi ricordo adesso il nome preciso, di Milano. Comunque avremo le migliori otto squadre a livello nazionale.